Virtus, Segafredo e Autovia insieme. Finalmente i giovani bianconeri sono tornati in campo con regolarità, allenamenti, partite e tornei in giro per la regione. E alla Segafredo Arena spazio per bambini e bambine alle prese con i primi rudimenti della palla a spicchi. La Virtus e il Policlinico Sant'Orsola insieme per la salute dei giocatori e delle loro famiglie. Il progetto Virtus Care mette a disposizione dei bianconeri e delle bianconere le strutture mediche dell'ospedale bolognese. Daniel Hackett è un nuovo giocatore della Virtus. In attesa dell'esordio in campo, per lui bagno di folla alla Segafredo Arena e visione della vittoria dei compagni contro Napoli. È la sera del derby.
c'è un nuovo giocatore in città, Toko Şengelya. Non c'è solo il campionato, non c'è solo l'Eurocup. In palio quest'anno c'è anche il trofeo dei tiri da metà campo in allenamento. Paiola si prepara alla gara con Venezia allenandosi con Abbio e preparando una dedica speciale. Signor Paiola, cosa pensa della partita di domani? Beh, sarà una partita molto speciale perché la voglio dedicare al mio amico Amedeo. Nella mall di Piazza Virtus, spazio per gli sponsor e per le iniziative solidali della Fondazione Zanetti Onlus, in particolare per quella dedicata ai bimbi della Sierra Leone, in collaborazione con Medici per l'Africa QAM. Qualcuno sta per tornare.